Popolari Glocalizzati Notizie. Direttore Maurizio Compagnone. Buon pomeriggio dalla redazione. Focus sulla visita del presidente americano Barack Obama in Birmania, che oggi ha incontrato la leader dell'opposizione birmana, Aung San Suu Kyi, affermando in conferenza stampa che la democratizzazione del paese non è completata né irreversibile. Il prossimo anno i cittadini della Birmania andranno alle urne per le presidenziali. Per l'occasione Obama ha fatto appello affinché ci siano elezioni libere ed eque. La San Suu Kyi potrebbe arrivare alla presidenza del paese, che è stato guidato dai militari fino al 2011, per oltre mezzo secolo. Nella conferenza stampa dei due premi Nobel per la pace, la San Suu Kyi ha definito ingiusta e antidemocratica la costituzione del suo paese. La crisi ucraina, il nuovo segretario della NATO nonché ex ministro norvegese Jens Stoltenberg ha affermato al Corriere della Sera che tra Russia ed Ucraina è in corso un traffico di mezzi militari, carri armati, blindati, cannoni, batterie contraeree e autocarri. La NATO ha osservato le operazioni dall'alto. L'Ucraina non fa parte dell'Alleanza Atlantica, ma in ogni caso la NATO chiede alla Russia di rispettare il confine del paese dell'Est Europa. Siamo convinti che questo conflitto non possa avere una soluzione militare, ha affermato Stoltenberg. Intanto però Mosca ha triplicato le azioni militari rispetto ad un anno fa, a quanto riferito sempre dal segretario NATO, soprattutto sul Mar Nero e sul Mar Baltico, dove nelle scorse settimane si è alzato il rischio incidenti con l'aviazione civile per la presenza di caccia russi oltre lo spazio aereo di Mosca. In Medio Oriente novità arrivano da Gerusalemme, dove per la prima volta da tempo nella giornata di oggi sono state eliminate le limitazioni d'età per l'ingresso dei fedeli musulmani alla spianata delle moschee per le preghiere del venerdì. Lo ha deciso la polizia israeliana dopo l'accordo di ieri ad Amman tra il premier Benjamin Netanyahu, il segretario di Stato USA John Kerry e re Abdullah II. In chiusura cresce la questione attorno allo scandalo mala sanità dell'ospedale di Messina, dove tre operatori sanitari, due medici e un'ostetrica sono stati rinviati a giudizio per lesioni ad un nascituro provocate da una lite in sala parto tra il personale medico. Siamo stanchi quali cittadini di assistere a continue scene di mala sanità, è il commento del segretario organizzativo dei Popolari Maurizio Compagnone, nonché direttore di questa testata. Dobbiamo esigere da avere le migliori cure possibili. Rifiutiamo decisamente la sanità opinabile legata al passivo di bilancio di cui non è responsabile l'utente finale. Vogliamo una sanità efficiente senza sprechi che portano danni agli utenti. Chiediamo policlinici di eccellenza dove il malato abbia garantiti rispetto e diritti. Questa era l'ultima notizia. L'informazione torna alle 16 circa. Buon pomeriggio.